Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Patticchiari. Avete sentito i temi con cui affrontiamo stasera la nostra edizione. L'inizio di questa serata parla di un assalto, chiamiamolo così, un vero e proprio assalto, la carica dei 100.000, anzi a dire il vero anche qualcuno in più, sono le persone che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici, il bus, anzi nella Svizzera italiana. È un esercito che sale, che scende, nelle ore di punta poi si concentra la maggior parte poi di questo esercito, e non sempre ovviamente tutto fila liscio, soprattutto quando poi questa semplice operazione di salire, di scendere, di muoversi magari su un bus, beh, la devono fare delle persone magari più anziane o che hanno una mobilità ridotta. E allora, allora con noi questa sera, tanto per cominciare a introdurre il primo ospite, c'è il presidente dell'Unione Trasporti Pubblici e Turistici del Ticino, Alex Malinverno. Buonasera. Salve, buonasera. Prego, si accomodi, signor Malinverno. Grazie. Allora, ma lei lo prende l'autobus come presidente? Certamente. Quanto? Che frequenza ha? Sia in ambito urbano che in ambito regionale. Sì, più o meno tutti i giorni. Tutti i giorni? Percorso lungo? No, perché Sant'Antonino Bellinzona non è molto lungo, ma poi spesso capita comunque di muoversi anche all'interno del cantone, in altre regioni di conseguenza. Quindi è un modo anche per controllare indirettamente se tutto funziona. Certamente. No? Il presidente deve comunque stare sul controllare, no, il funzionamento dell'impresa. E le è mai capitato di essere testimone di incidenti, situazioni dove con gli anziani, persone magari con handicap, portatori di handicap? Ma fortunatamente no, capitato di vedere appunto persone distratte sul bus, soprattutto con telefonini. È colpa degli altri, sta dicendo, cioè, cominciamo no, bene. No, non dico quello, però spesso e volentieri con i telefonini non ci si rende conto di quello che succede intorno e di conseguenza quando poi c'è una frenata magari un po' brusca e si perde l'equilibrio, ecco. Però proprio incidenti non ho mai avuto l'opportunità di vedere un caso, per fortuna. A noi invece un po' è capitato, piccole cose evidentemente, che però sono un po' il sintomo, il termometro di qualcosa che magari può avere anche delle conseguenze più gravi, anche di comportamenti sbagliati. Questo non sempre degli autisti, diciamolo, perché a volte i comportamenti sbagliati sono anche del cittadino. E allora questi tipi di problemi li ha visti appunto Camilla Contarini, che ha realizzato il servizio, sì, insieme infatti, a Valerio Scheggia. Esattamente. E infatti sì, li abbiamo visti, li abbiamo anche documentati, e sono i dati a dire che infortuni succedono in Svizzera. Si parla di 2000 appunto infortuni l'anno. A livello nazionale, esatto. Nel 2022 gli incidenti gravi sono stati 70. E in Ticino come siamo messi? Lo vedremo fra poco nel servizio. E soprattutto vogliamo sapere voi da casa cosa ne pensate, e ve l'abbiamo chiesto quindi nel nostro sondaggio. Secondo voi i mezzi di trasporto pubblici sono sicuri per i passeggeri a mobilità ridotta, che sono spesso appunto anziani? E vediamo che il 56% di voi pensa che no, non sono così sicuri per chi ha qualche difficoltà di movimento. Quindi, insomma, è un segnale, 56%, almeno la metà dice che ci possono essere problemi, non c'è una sicurezza garantita per gli anziani che salgono sui bus. Sì, appunto, una percezione che comunque sorprende. Io per prima pensavo che tutti pensassimo che fossero sicuri. Sicuri, ok. Continuate pure a votare sul nostro sondaggio, sul nostro sito, e per parlare con noi, mandarci dei commenti, utilizzate WhatsApp, email oppure chiamateci. Magari se ce lo rimettono il sondaggio, Camilla, lei cosa voterebbe? Scontato, domanda scontata. Dal mio punto di vista i mezzi di trasporto pubblici sono molto sicuri. Molto sicuri. Dopo è chiaro, ci sono delle situazioni in cui possono venire dei casi, come sicuramente si vedrà anche nel servizio, certo. Lì bisogna sicuramente anche fare attenzione. Bisogna tener conto anche della massa delle persone che li prendono, quindi evidentemente sono tante le persone, anche se ci sono 2000 incidenti, 2000 infortuni in Svizzera, parliamo di 2000 su milioni di persone alla fine che prendono. Parliamo di 60 milioni più o meno di passeggeri all'anno in Ticino. Questo è vero, però noi stiamo restringendo il campo proprio alle persone che hanno più problemi, quindi disabili e anziani. E lì forse bisognerà mettere proprio una lente, stringere la lente su quel contesto, e noi è quello che facciamo stasera. Quindi aggiungiamo anche il voto del signor Malinverno al nostro sondaggio. Benissimo, Camilla, allora andiamo subito a vedere quello che avete scoperto. Benvenuti a bordo, si potrebbe dire. Si parte in viaggio. Un viaggio tutto a misura di anziano, di chi si sposta con mobilità ridotta, ma anche appunto di chi si sposta con la mobilità ridotta, che non sono solo gli anziani, ma anche persone che magari sono portatrici di handicap.
tutto questo sui mezzi della Svizzera italiana. Servizio, come dicevamo, di Camilla Contarini, Valerio Scheggia. Tremava e poi l'ha vista, a un certo punto mi è venuta anche fosca. Cosa vuole che le dica? Mi metto a discutere, che ero appena caduta e ero contenta di non essermi fatta male. Sono andata qui e ho picchiato la testa in questi ferri, vedi? Questi qua per terra? Quei ferri lì, ho picchiato lì la testa. Ma cosa succede sugli autobus della Svizzera italiana? Facciamo un passo indietro. La rete del trasporto pubblico su gomma. Un intreccio fondamentale per il tessuto cantonale. In settimana, quasi 114.000 passeggeri al giorno. Ma i nostri autobus sono a prova di anziano? Tullio Valsecchi, classe 1935. In 89 anni è salito sui mezzi pubblici una manciata di volte. La possiamo considerare un principiante dell'autobus? Sì, proprio un neo principiante. Lo accompagniamo nella sua prima esperienza da 10 anni a questa parte. Primo ostacolo, il distributore automatico di biglietti. Lei l'ha mai fatto qua il biglietto? No. È la prima volta? È la prima volta. Allora, venga, insomma, io voglio fare un biglietto. Il signor Valsecchi è in difficoltà. Serve qualche suggerimento. Provi a toccare lo schermo. Ah. Io prendo un biglietto singolo, per esempio. Allora, biglietto singolo, schiaccio qua. Prima classe, seconda classe. Dopo qualche tentativo, però, ci siamo. Ogni anno, circa 1.500 over 65 rinunciano alla patente. Molte sono le iniziative di associazioni di aiuto agli anziani, polizia e aziende di trasporto pubblico per agevolare questo delicato passaggio. A farlo, diciamo, giornalmente, perché qui lo fai automaticamente, no? Dopo andiamo a vedere se dopo magari una settimana c'è la memo che comincia a zoppicare. L'autobus arriva puntuale. Troviamo subito posto. Che dice, le sta piacendo questo viaggio in autobus? Beh, è più comodo della macchina, non deve... Me lo godo, davvero. La prima esperienza è incoraggiante. Ma si riparte subito. E vedi, siamo proprio seduti in un posto giusto. Vede? Il prossimo esame di guida è l'anno prossimo, che entro il mese di maggio del 25. Io devo procurarci a Camorino un certificato medico che sono al posto oppure che non sono più al posto. Ma questo qui è la mia coscienza che mi dice adesso siediti, ragiona un pochettino, e ci sono altri mezzi, tra i quali questo. per andare in città, poi dopo la città dipenderà, poi mica da noi, no? Lasciamo il signor Valsecchi in attesa del prossimo autobus per spostarci a Breganzona, fermata Medi. Ha uno spiazzo che permette al bus di avvicinarsi al marciapiede. Manovra non sempre effettuata. Quindi, insomma, il bus dovrebbe arrivare qui e invece... Si è fermato sulla strada. Quindi lei ha dovuto correre. Ho camminato anche un po' in fretta. Sì? C'era la porta aperta, salgo e paffati. Carla Conconi, 89 anni, cade. Il gradino alto e la chiusura delle porte le fanno perdere l'equilibrio. L'autista è venuto a, sì, è a venuto, vedere come stava? Sì, è venuto e io gli ho detto, ma scusi, io ero là
E lui fa, sì, non c'è colonna dietro. Lui si ferma, ma si ferma sulla strada, mi ha detto, per non fare la manovra. Che ringraziano il cielo che non mi ero fatta male, che ho le ossa dure. Sì, perché una caduta a questa età può essere devastante. La sicurezza sui bus riguarda anche le persone con disabilità. Ma per esempio adesso qua, io onestamente qua non capisco che sono una fermata del bus. Dov'è che è la fermata del bus? E a sinistra qua c'è il distributore dei biglietti e c'è il palo. Il bus, una sfida quotidiana di Tommaso Mainardi, ipovedente. Prendiamo la linea 1? Sì. Linea 3. Destinazione scuola. Il problema per loro è arrivare qua. Qui per esempio che sei in mezzo al traghetto nulla e alle strade, onestamente non è facile. Siamo a Bellinzona, fermata Piazza Orico. Qui incontriamo anche Giampaolo Donghi e il direttore di Inclusione Handicap Ticino. Questa è una fermata complicata. Pelo, nonostante che ha impostato bene l'ingresso col bus, però... L'autista fa di tutto per piazzare la rampa. Insomma, questa fermata ha qualche problema. E infatti non è conforme alla legge sui disabili. La fermata di via Pellandini a Bellinzona, invece, lo è. Il marciapiede da 22 centimetri fa la differenza. Risultato? Banchina e autobus sono allo stesso livello. Chi ha difficoltà motorie può salire in autonomia. E non solo. Fermate di questo genere facilitano la vita a tutti, anche una persona con le stampelle, una famiglia con i bambini, con la carrozzina, e dunque è un vantaggio per tutti e un miglioramento per tutti. In Ticino ci sono circa 1600 fermate. Di queste, circa 150 sono conformi alla legge sui disabili. C'è un programma che il cantone ha votato con un credito anche molto importante di 20 milioni di franchi che serve alla sistemazione delle fermate. Non verranno realizzate tutte le 1500 fermate del cantone, ma quelle più frequentate e quelle che serviranno la maggior parte delle persone. Ad oggi, però, l'utenza raggiunta è solo il 20%. Nei prossimi anni il cantone intende arrivare all'80%. Peccato che questo traguardo, secondo la legge entrata in vigore 20 anni fa, andava raggiunto entro il 2023. Ci si augura di non aspettare altri 20 anni affinché siano a norma. E non è tutto. Questa è una fermata a norma, ma la rampa è comunque necessaria. Qualcosa non torna. Però qui tecnicamente riuscirebbe a scendere anche senza. Però si è infilata al bagno, con la piccolina. Potrebbe, sì, sì. Proprio il problema della fessura. Che deve saltare su. E quindi in ogni caso va aperta e basta, vedi. Avvicinare il mezzo quanto necessario è una vera sfida. Guardate cosa succede mentre realizziamo l'intervista. Un bus va a sbattere contro la banchina. Autopostale ci scrive che è solo per alcuni tipi di veicoli che non è possibile avvicinarsi troppo e solo per questi quindi è necessario abbassare la rampa estraibile. Stessi marciapiedi, stessi problemi anche a Lugano. Ce lo racconta Alessandro, autista dell'azienda dei trasporti pubblici luganesi. Perché più vicino di così è difficile. Potrei avvicinarmi altri 5 centimetri, ma avrei la paura che avvicinandomi possa toccare il bus sotto quando abbassiamo. Ci prova solo se magari vede effettivamente la persona in carrozzina? No, se è in carrozzina mi bastano quei 10 centimetri di stacco che c'è, comunque apro la pedana, la faccio salire e chiudo la pedana. Preferisco fare così. Si ferma là, scende là la rampa e va proprio a ridosso del muretto lì, è difficile scendere. È il momento della verità.
Perché qua è dura, Mamma mia, qua è pericolosa questa. Questa è... Un'altra fermata non a norma. Ma come fare? Cercare collegamento. Dice che è accesso a pianale ribassato. Non c'è altri simboli però, di sedie a rotelle, simbolini, cose particolari, non ce n'è. Ma come? Guardando meglio, il sito di Autopostale ci rimanda a quello delle Ferrovie Federali Svizzere. Questo simbolino, ecco, okay, qua c'è la leggenda, sì, per il simbolino. E dopo una serie di click, troviamo finalmente la soluzione. In navetta. Quando la fermata non è accessibile nemmeno con l'aiuto del conducente, per legge deve essere messa a disposizione una navetta per accompagnare le persone con mobilità ridotta fino alla successiva fermata senza barriere. E in effetti la possibilità c'è, ma bisogna scoprirlo. Cioè, se non andavo lì in impostazioni, non... Sì. Forse ci voleva già un simbolino da cliccare subito che direttamente ti porta lì. Sì. Testiamo il servizio. Il contact center handicap è efficiente. Ma il giudizio finale lo lasciamo a Giampaolo. Che ne dice di questo servizio? Dal sito non è stato così facile provarlo. Entrare lì nelle impostazioni, cercare, insomma, un po' complicata. E comunque funzionato perfettamente, orario perfetto. Direi che è ottimo. Ma torniamo da Tullio Valsecchi, alle prese con la sua prima esperienza in autobus. È giunto il momento di tornare a casa. Osti. Ah, questo qui è una sorpresa, eh? Tutto bene? Sta bene? Quasi. Tutto bene? Quasi, sì, grazie. La prossima volta ti lascio il dito. Davanti ai nostri occhi, Tullio Valsecchi è rimasto chiuso nelle porte. Le ha sentite proprio chiudersi addosso? Sì, qua, pom! Meno male che sono riaperte. Infatti la protezione antischiacciamento ha funzionato a dovere. E il signor Valsecchi non ha riportato conseguenze. È davvero difficile restare incastrati nelle porte dell'autobus. Proviamo. Misuriamo. Le porte restano aperte al massimo 10 secondi. A volte anche meno. Qui, ad esempio, solo 6 secondi. È abbastanza facile restare incastrata nelle porte, però ti toccano un po' forte e poi si riaprono subito. E tanto basta per sbilanciare un anziano. Sonia Lurati, 89 anni, ne è la prova. Lei è caduta proprio in questa fermata. Sì. Cos'è successo? Io ero attaccata qui, messo giusto il piede, loro hanno chiuso le porte e sono restata incastrata. È finita giù per terra. Con le mani così. E ho picchiato. Sì. Sonia Lurati si ferisce il mento, il ginocchio e la tibia. E la porta mi è arrivata qua, proprio qua, tutte e due. Sì. Tutte e due le porte sono chiuse così. I lividi ormai quasi guariti testimoniano la disavventura. Devo aver detto che una parolaccia. C'era lei. Lei mi sono attaccata perché... Come le ho detto prima, tremavo e mi è venuto scuro la vista. Il rimborso delle spese mediche sembrerebbe scontato. Pagano? No. No? Non è responsabile né l'autista né loro.
TPL lo scrive nero su bianco. Ma lei mentre scendeva ha titubato, ha aspettato? No. È sicura di non essersi fermata, no. Di non aver guardato in giro? No. Quindi lei ha fatto tutto giusto? Sì, io ho fatto tutto giusto. Nella sua lettera TPL aggiunge: ricordiamo che è sempre auspicabile premere il bottone di apertura delle porte prima della discesa, al fine di evitare la chiusura automatica. Capito? Quando si schiaccia questo bottone, le porte automatiche restano aperte. Un'informazione assente sugli autobus. La storia lì di schiacciare il bottone prima di scendere non lo sapevo. Lei è rimasta delusa da questa risposta? Sì, delusissima, veramente. Io pensavo che mi rimborsavano. Era convinta? Convinta, convintissima. Con errore suo, non è un errore mio. Sono chiuse ste porte. Lui ha visto nello specchio che io ero ancora su. Quindi doveva schiacciare il bottone ancora d'apertura. Abbiamo chiesto lumi a TPL, che però non si esprime sui singoli casi per una questione di privacy e conferma il corretto funzionamento delle porte. Infatti, la legge dice che la società dei trasporti è responsabile se la parte lesa prova che l'autista ha commesso una colpa o se un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio. Insomma, quando le porte si chiudono automaticamente, il conducente non è responsabile. Vorremmo saperne di più, ma TPL declina l'intervista. Non fa male, ma se in movimento cadi. Esatto. Certo, sì, quello può succedere. Ci accoglie invece nella sua officina l'autolinea mendrisiense. Come funziona il sistema di sicurezza? Nelle porte non ci sono più dei sensori, adesso funzionano solo, sono comandate dall'autista e la porta c'ha dentro una barra magnetica che sarebbe questa. Ovunque su tutta la gomma c'è questa banda elettrica che, se viene schiacciata, riapre la porta. Capito? Niente sensori, quindi la porta si chiude, ma senza ferire. Cioè, proprio una pressione minima e la porta si riapre. E arriviamo a 200 Nm. Un sistema sicuro, secondo l'Ufficio Federale dei Trasporti. Che però sembra svantaggioso per i passeggeri a mobilità ridotta. Va detto che gli autisti fanno anche dei corsi su quello che è l'aspetto di cura alle fermate per le persone anziane. Quindi è chiaro che tutte le nostre porte vengono sempre chiuse manualmente e aperte manualmente. Quindi i nostri autisti hanno sempre l'onere di aprire e chiudere le porte. L'automezzo permetterebbe la chiusura automatica? L'automezzo no, permette l'apertura automatica, la chiusura no. Che sia la chiave di volta? Nel 2023 in Ticino sono stati 9 gli infortuni causati proprio dalle porte. 7 di questi sono avvenuti su autobus TPL. Nessuno sui mezzi dell'autolinea mendrisiense. Anche Bruna Rossi, 77 anni, si è infortunata su un autobus. Quando sale sul bus, segue sempre lo stesso schema. Oblitera il biglietto e resta in piedi. Una scelta obbligata. E io sto qui finché la prossima fermata che vado tranquilla, no? Sì. Perché se vedi, se vado adesso a cercare un posto, sì, non faccio in tempo, eh. Si mette sempre così bella. Sì, sempre affrancata, sì. Affrancata. 4 mesi fa, però, qualcosa è andato storto. Lui si è fermato al semaforo e io ho detto: ne approfitto per sedermi, no? Per le persone anziane, l'equilibrio in queste situazioni è precario. Oh, vedi? Vedi? Questa volta si è seduta. Ma 4 mesi fa era caduta ferendosi alla testa. Conseguenze? Un ricovero in ospedale e la paura di tornare sui mezzi pubblici. È stata dura. 4 volte le mie amiche mi hanno accompagnato, hanno timbrato loro il biglietto e io andavo subito a sedermi perché
non ero sicura, sai? Sì. E poi dopo invece ho dovuto per forza organizzarmi, no? Perché non posso stare senza il bus. Secondo TPL, l'autista non è responsabile dell'accaduto. È Bruna Rossi, secondo TPL, ad aver deciso di cambiare posizione e ad aver perso l'equilibrio. Ma come fanno gli autisti a garantire la sicurezza sui mezzi che guidano? Torniamo a bordo con Alessandro, autista TPL. Anziani caduti con lui alla guida? Zero. Saliamo sulla linea 3, la più frequentata del Ticino. 3 milioni di passeggeri l'anno. A volte 2 occhi non bastano. Il suo mantra? La guida preventiva. In lontananza vediamo che il semaforo era già diventato rosso. È inutile accelerare, lascio l'acceleratore, schiaccio il retardere e basta. Il freno l'ho usato adesso per fermarmi. Nel 2023 in Ticino sono state 60 le cadute di passeggeri. Con conseguenze da lievi a gravi. Le vittime quasi sempre anziani. Nel 73% dei casi l'infortunio è causato da frenate dell'autista. Necessarie per evitare incidenti con auto o pedoni. Una volta che chiudiamo le porte... Ma per esempio adesso c'è ancora in piedi un signore... È una signora, l'ho visti. Però io ho aspettato, non si sono seduti, vuol dire che loro preferiscono stare in piedi. Sì. Purtroppo non possiamo neanche obbligarli. Anche gli anziani che si alzano troppo presto sono un vero cruccio degli autisti. Signora, un attimo che stiamo arrivando. Le consiglio di scendere dopo. Sì. Grazie, gentilissima. Vabbè. Per questo TPL organizza campagne di sensibilizzazione e corsi per i propri autisti. Come vedete, aspettiamo che si sieda l'utenza e poi andiamo. Noi abbiamo delle direttive interne. Quando entra un utente, guardiamo l'utente dallo specchietto, guardiamo tutti i movimenti e sappiamo cosa fa. Cioè, se deve timbrare il biglietto, aspettiamo che timbra e dopo, quando è seduto, partiamo. Bruna Rossi, in effetti, si era spostata dopo a un semaforo rosso. Ma in più occasioni, lo abbiamo verificato, i bus sono partiti prima che i passeggeri prendessero posto. Torniamo da Alessandro. Fra imprevisti vari e una guida molto coscienziosa, accumuliamo 16 minuti di ritardo. L'obiettivo aziendale non è recuperare il tempo, ma portare tutti a destinazione e fare il trasporto utenza, senza che nessuno si fa male. Insomma, gli autisti fanno del loro meglio, ma anche i passeggeri devono collaborare. Quando entrate nel bus, il primo posto che trovate, accomodatevi per la vostra sicurezza. E se l'autobus è pieno? Quando sale un anziano, i passeggeri gli cedono il posto? Lo scopriremo nel prossimo servizio. Ebbene, tra pochissimo l'esperimento sociale di Patti Chiari, quando un anziano sale sul bus, il posto gli viene lasciato. Ve lo raccontiamo tra pochissimo, facciamo un piccolo giro di opinioni ancora nel nostro studio. Avete visto tanti consigli pratici, situazioni a volte anche un po' difficili per anziani che hanno magari delle difficoltà, difficoltà anche di equilibrio. Ci sono anche le condizioni del traffico urbano che rendono difficile il lavoro. Vogliamo ringraziare gli autisti che sono messi a disposizione, anche i senior che lo hanno fatto. Allora, signor Malinverno, l'impressione generale è che i bus, nonostante l'impegno degli autisti e tutto, siano un po' dei mezzi che in generale non sempre sono adatti agli anziani, più per i tempi. Bisogna partire, tenere gli orari, le fermate, uno sale, si deve ripartire, le porte che si chiudono. Cioè, a volte è un po' veramente, per le persone che hanno problemi, una corsa a ostacoli. Sì, chiaro, ci sono delle difficoltà dovute anche, come è stato detto, alle condizioni che ci sono nel traffico. E poi comunque non è da dimenticare che il sistema del trasporto pubblico deve rispettare degli orari, ci sono delle coincidenze, certo. Ci sono persone che partono da una fermata e devono arrivare in stazione per prendere il treno, perciò ecco, l'aspetto della puntualità è un aspetto importante
e ci sono dei ritmi che sono difficili da interrompere. Non compatibilissimi con chi ha una mobilità lenta. Esatto. Questo ne va dato questo atto. Va detto, cioè, va detto ed è questo che oltretutto evidenzia la necessità di trovare soluzioni per rendere ancora più sicuro il viaggio di queste persone. Quelle porte, ad esempio. Cioè, ma veramente non si può trovare una soluzione. Si aprono, si chiudono quando vogliono, 6 secondi, automatiche, manuali. Cioè, è una giungla. Sì, è vero, è difficile. Beh, c'è anche da dire che esistono molti modelli di autobus in circolazione, di diverse tipologie di produttori, e non c'è uno standard che si può dire 6 secondi, 7 secondi. Su alcuni veicoli abbiamo dei sensori che vengono utilizzati per il conteggio dei passeggeri, che fanno in modo che le porte non si chiudono quando un utente si avvicina all'uscita. Però mi scusi, la soluzione, però non su tutti. Non, ma la soluzione sarebbe quella di che non sia automatico, ma manuale. L'autista guarda, vede, schiaccia. E invece normalmente mi diceva che a Lugano, su quelli della posta, per esempio, sono quasi sempre automatico, no? È quasi sempre automatico il sistema. Sì. Abbiamo visto che però a Mendrisio è quasi sempre manuale. Forse sì. C'è anche una questione di responsabilità, perché quando è automatico l'autista non è mai responsabile, quindi la società, l'azienda non paga. Abbiamo visto che ha avuto problemi la signora. Cioè, allora c'è anche un criterio che non è solo quello della sicurezza. Diciamo che sono le condizioni di dove si trova il veicolo e dove si trova l'utente a fare la differenza. Perché se ci troviamo in una zona come quella servita da AMSA, dove c'è una frequenza molto minore sia di passeggeri che di bus, non c'è la necessità di utilizzare il sistema di chiusura automatica. Mentre invece nelle città dove c'è tanta frequenza, dove magari un bus ha anche 4 porte, per il conducente diventa veramente molto difficile riuscire a azionare manualmente le porte. Di conseguenza si utilizza il sistema automatico. Perciò non c'è una regola proprio scritta, dipende tanto dalla situazione. Però c'è anche un motivo legato alle questioni legali, forse, perché abbiamo visto che c'è anche la norma della TPL che dice che se il sistema non è colpa dell'autista perché è automatico, e se non c'è un difetto nel sistema automatico, la società non riconosce responsabilità. Quindi cioè, ci si gioca un po'. Sì, diciamo, queste sono regole non stabilite dalle imprese di trasporto, sono regole dettate dalle assicurazioni e dall'Ufficio Federale del Trasporto. Chiaro. No, questo ha ragione, è evidente, però si potrebbe ad esempio decidere dove è possibile di farle sempre manuali. Certo, se c'è una seconda parte del bus, no? Se c'è il traino, come viene definito, adesso non mi viene la parola giusta, ma se c'è un bus di quelli lunghi, è evidente un bus articolato, è evidente che dietro l'autista non può vedere. Ma dove si può, forse sarebbe la soluzione, perché facendolo manualmente, no? Però sì, ma è anche vero che appunto il vostro servizio sicuramente è molto utile anche per noi addetti del settore, e ci può permettere, quando facciamo i corsi di formazione per i conducenti, prendere spunto magari da queste situazioni e trovare degli spunti di miglioramento. È utile anche per noi, lo facciamo anche per quello, okay. Evidentemente. Allora, tra l'altro con noi collegato da Ginevra c'è anche un rappresentante dell'Associazione Traffico Ambiente che si occupa proprio della mobilità degli anziani. Si tratta di Mattia Leonardi. Buonasera, mi sente? Sì, la sento, buonasera. Benissimo, buonasera. Allora, lei si occupa appunto di un progetto sulla mobilità dei senior, no? È proprio definito così, quindi tiene d'occhio un po' quali sono i punti critici, date anche consigli alle aziende. Vedendo il filmato, che impressione ha avuto? Com'è la situazione qui da noi? Perché in fondo, come dire, non si può nemmeno chiedere dei miracoli alle aziende, no? Va bene gli anziani che devono spostarsi in sicurezza, però sono dei mezzi che si muovono su una strada spesso molto trafficata, allora non possiamo chiedere loro dei miracoli, no? Che cosa risponde? Ma allora, che sicuramente ci sono delle fermate, delle situazioni che sono a norma, ma come abbiamo visto anche nel vostro reportage, molte di queste non sono a norma ed è veramente un peccato, perché poi possono dar luce a delle situazioni, a degli incidenti che noi come ATA riscontriamo spesso nei nostri progetti che facciamo con gli anziani, ma come abbiamo anche proprio potuto vedere nel vostro reportage che sono successe. Ad esempio, molte fermate che abbiamo visto non sono a norma, e questo qui quindi disincentivano anche le persone a utilizzare il mezzo pubblico. In generale, come valuta la situazione che ha visto qui nella Svizzera italiana? Ah, le situazioni che abbiamo visto sicuramente non sono le migliori, ad esempio come quella del signore che doveva salire sul bus con la rampa in sedia a rotelle. È veramente peccato che ci siano ancora queste situazioni.
proprio perché sono magari persone che per renderle ancora più autonome è fondamentale che il trasporto pubblico sia norma per loro. Questo è molto importante. Allora, proprio per rispondere anche a questo aspetto, abbiamo con noi questa sera l'ufficio, un rappresentante dell'ufficio, il capo ufficio della pianificazione della mobilità del Dipartimento del Territorio, Maurizio Giacomazzi. Buonasera. Salve, buonasera. Salve, benvenuto. Prego, grazie, signor Giacomazzi. Allora, lei ha visto il filmato, l'esperienza degli anziani, anche di chi ha una mobilità ridotta, fa fatica. Quindi portatori di handicap o sulla sedia a rotelle. Allora, abbiamo detto nel filmato, c'erano dei compiti da fare per il cantone, no? C'erano 20 milioni che sono stati stanziati con un messaggio per mettere a posto tutte le fermate o comunque le fermate più importanti. Quando è stato votato il credito, il 3% delle fermate erano conformi. Oggi 150 più o meno su 1600, cioè siamo passati dal 3 al 9-10. È vero che non tutte le fermate sono così importanti, però insomma siamo un po' lenti, ce n'è di lavoro. Certo, parto magari proprio dall'esempio della che ha citato signor Lombardi, sì. Signor Lombardi faceva vedere la rampa che non Leonardi. Si Leonardi che non si abbassava sul marciapiede, certo. E quella è una fermata che avrebbe già dovuto essere risanata, adeguata alla norma legge disabile, ma purtroppo rientra in un progetto più ampio che è stato bloccato da ricorsi, è fermo da anni per ricorsi, quindi la piazza fermata Orico. Oltre, diciamo, essere stata fermata, anche diciamo stata concepita in origine con una nicchia che è impossibile, diciamo, avvicinarsi con un bus a questo marciapiede. Quindi c'è, diciamo, in Ticino abbiamo anche un sacco di fermate che non sono, diciamo, anche prima che entrasse in vigore la legge sui disabili, non sono adeguate per le geometrie delle nicchie, quindi i bus non possono comunque accostarsi. Ne abbiamo delle altre a Bellinzona, importanti. Certo, però voglio dire, torniamo ai numeri, 150 su 1600, diciamo 100, voi avete stabilito che sono più o meno 400 quelle che servono almeno l'80% della popolazione, però 150 su 400 è ancora poco. Sì, certo. Allora noi abbiamo lo ammettete. Definito sulla base della legge dei trasporti sui disabili, abbiamo anche colto questa occasione per riqualificare le fermate, non solo perché abbiamo, diciamo in passato le fermate non erano curate in modo così importante, sia per questioni geometriche, come si è visto prima, ma anche per le zone di attesa, gli accessi. Ho capito, ma venga la domanda. 150 su 400, come mai così lenti? Gli altri cantoni hanno già il 50%, Zugo, Zurigo, il canton Zugo e Zurigo, allora, sono più del 45%. Andato a vedere la media svizzera, siamo in media svizzera 10% delle fermate del trasporto pubblico su gomma che sono state risanate, adeguate. Noi siamo circa al 7%. Okay. Però guardiamo sempre gli esempi. Zugo e Zurigo sono al 45%, diciamo, lo erano già due anni fa. Però non so che statistica sta guardando, forse era la previsione che si faceva nel 21, dove anche noi eravamo sul 20%. Mentre bisogna guardare i dati attuali su un sito dell'FFS, dove si vede che la media svizzera è del 10%. Zurigo, Basilea, Ginevra sono quelle che, diciamo, vabbè, spiccano col 20-30% di fermate bus risanate. Noi 7%, dov'è il problema? Perché non si arriva a risolverlo? Perché diciamo che rispetto alla ferrovia, che nel 2004 aveva già delle direttive chiare su come risolvere la questione dell'accesso al livello, che è questo il tema, sì, diciamo, il tema di fondo, le ferrovie hanno già delle prescrizioni perché le ferrovie hanno... Ma non parliamo delle ferrovie, sì, parliamo dei bus. Noi, quando mi è stato dato questo, sono entrato in questo tema nel 2015, c'erano le discussioni su come risolvere questo accesso a livello tra bus e marciapiedi. Ho capito, quindi, si è visto le soluzioni. Cosa dobbiamo aspettarci allora? Quanto tempo allora, per risolvere? Noi abbiamo in programma di risanare queste 400 fermate, 100 sono già realizzate. Sì. 200 sono in fase avanzata di realizzazione, quindi entro i prossimi 1-2 anni saranno realizzate, sì. Poi ne abbiamo ancora 100 più o meno, ci vorranno ancora 2-3 anni. Ok, ci vogliono 3-4 anni. Esattamente, okay. E dopo abbiamo ancora 1200 fermate
che, ecco, per una questione di proporzionalità non abbiamo ora programmato, ma man mano che faremo degli investimenti... Proporzionalità intende, costa troppo rispetto alle persone che le usano. Ci sono fermate dove ci sono da 0 a 1 utente in media al giorno. Leonardi, la convince questa risposta? La soddisfa? O ritiene che sia troppo lento quello che fanno i cantoni in generale, non solo il Ticino, eh? Ma sicuramente mettere a norma queste cose comunque implica diverso tempo e anche costi, però proprio perché bisogna assolutamente spingere sul trasporto pubblico e far sì che le persone anziane o persone a mobilità ridotta siano il più autonomo possibile, bisogna assolutamente investire e cercare di rendere i tempi di costruzione i più veloci, i più celeri possibili. Però ha senso pretendere l'autonomia veramente a tutti i costi, con dei costi anche molto alti? In fondo la soluzione è scendono gli autisti, aiutano loro, lo fanno, invece si stanno cercando di trovare delle soluzioni in cui uno non ha bisogno di essere aiutato. Ecco, ma ha senso a volte? In fondo se c'è qualcuno che ti aiuta, il problema lo risolvi, no? Non chiediamo troppo. Ma proprio perché da un lato si diceva, parlava prima del fatto che il trasporto pubblico deve avere una certa rapidità per corrispondenza e tutto questo, il fatto di rendere queste persone che hanno più difficoltà autonome potrebbe ridurre enormemente comunque il tempo perso, diciamo, su queste cose qua. Allora, non so se vuole aggiungere qualcosa su questo aspetto. Ma sì, è importante ricordare che giustamente il cantone ha un ruolo di coordinazione a livello cantonale e ha delle responsabilità proprie su specifiche fermate. Però c'è anche un ruolo molto importante dei comuni, sulle strade comunali. Anche lì i comuni devono prendere seriamente la questione e intervenire, perché il cantone non può arrivare dappertutto. Non può arrivare dappertutto. I comuni hanno anche una grossa responsabilità in questo senso nell'adeguamento delle fermate e delle infrastrutture. Allora, Camilla, vediamo un po', c'erano delle risposte di TPL e poi anche qualche reazione da casa. Sì, esatto, la TPL ci ha scritto, si scusa per la manovra errata dell'autista Breganzona che ha causato la caduta che abbiamo visto nel servizio e consiglia a chi ha bisogno di un'apertura di maggiore durata delle porte di utilizzare i tasti blu all'interno degli autobus, quelli con il simbolino della carrozzina o del passeggino, che sono fatti proprio per questo motivo. Ma c'è scritto che bisogna schiacciarli anche se uno ha già suonato sui bus? Hanno il simbolino appunto della carrozzina del passeggino, e però non è specificato cosa succede quando si schiacciano, però appunto invitano gli utenti a schiacciare. Ecco, siamo all'inverno, magari a volte più informazioni nel bus, dire alla gente comunque che sta venendo schiacciato, rimane più aperta, cioè anche se uno ha già suonato, dare più informazioni non sarebbe utile? Magari scriverlo? Sì, appunto, come specificavo prima, dipende tanto dal modello del bus, perché cambia da veicolo a veicolo. Si può sicuramente, soprattutto per questa tipologia di tasti, si può sicuramente migliorare. Spiegarlo. Esatto, migliorare la comunicazione, ne prenderemo in considerazione. Camilla, adesso andiamo tra poco a vedere cosa succede nel nostro test, che è molto curioso. Camilla. Sì, anche le FFS ci hanno scritto e sottolineano il loro impegno nel dialogo con le persone con disabilità, per cui per esempio hanno un sito dedicato, un'app, delle brochure, partecipano a gruppi di lavoro e sono in stretto contatto con le organizzazioni per la tutela dei disabili. Da casa molti messaggi ci dicono di quanto sono soddisfatti del servizio pubblico su gomma, però ci arrivano anche altre segnalazioni da parte di anziani caduti. Per esempio una figlia ci racconta del papà che anche lui è rimasto bloccato con il piede nelle porte, quindi si è sbilanciato, è caduto in avanti e è addirittura svenuto. In questa situazione però TPL ha rimborsato perché le porte erano state chiuse manualmente. Torniamo al problema. Qui quando è manuale si paga, quando è automatico. No, quindi potrebbe essere portato, tendenzialmente si potrebbe essere portati a dire mettiamo l'automatico così siamo tranquilli. Ecco, questo va tenuto presente. Ok, andiamo avanti. C'è scritto anche un'altra signora ottantenne che dice perché non mettono le cinture di sicurezza anche sugli autobus? Io ho picchiato la testa contro i pali di ferro, appunto ho 80 anni. Cinture di sicurezza... Ma questo non è previsto, non è previsto. No, anche per
Allora, prima di tutto nel trasporto pubblico non sono necessarie, necessarie, non è previsto, a parte per la velocità limitata con cui viaggiano i veicoli, tempi. Ma poi anche per una questione di tempi di salita e discesa dal veicolo, certo. Chiaro. Camilla, è interessante, no, sentire le reazioni, certo. Anche da casa, i suggerimenti. Camilla, sulle fermate non c'è niente, No, per adesso no. Le va bene, le va bene. Sulle fermate nessuno protesta, sì, sul Giacomazzi, tutto a posto, vero? No, veramente in diversi ci stanno raccontando la propria disavventura. Anche Pier Giorgio, 91 anni, e lui è caduto bene 91 anni. Due volte. Una volta proprio perché non è riuscito a sedersi in tempo, quindi dice adesso ho il terrore a tornare sull'autobus. Bene, sì, beh, sono testimonianze interessanti, fanno capire che è un problema. Ce n'è ancora una, ci fermiamo qui? Sì, per esempio una persona ci scrive, ci dice la posta che trasporta i ragazzi delle scuole di Camignolo è sovraffollata, c'è un eccesso di velocità, regole non rispettate, c'è da migliorare sulla sicurezza. Allora, in effetti anche noi abbiamo visto che quando è il momento delle scolaresche diventa veramente difficile stare sugli autobus. Allora, adesso andiamo subito a vedere il test, ma c'è anche un piccolo problema su quando si debba o meno fornire questo servizio sostitutivo. Perché abbiamo visto l'esempio virtuoso, devo dire, no? Perché ha telefonato, a parte che non è chiarissimo sul sito in quel caso credo fosse della posta, dell'autopostale, sì, giusto? Sì. Non è chiarissimo, quindi forse dovrebbe essere più chiaro e evidente per persone che ne hanno bisogno. Però quello che colpisce è che nel bellinzonese ci sono 162 fermate su 232 che prevedono il servizio navetta. Quindi vuol dire che sono fermate che hanno un problema perché hanno una pendenza alta, mentre a Lugano non ce n'è nemmeno una, quindi sono tutte a norma a Lugano. È possibile? Sì, allora, miracolo. Sì, qui ci possono essere due motivi principali. Allora, innanzitutto la configurazione del territorio, perché nel bellinzonese, tenendo in considerazione il bellinzonese, ci sono tante fermate nell'extraurbano dove non ci sono marciapiedi o ci sono dei marciapiedi di pochi centimetri, mentre nella città di Lugano la situazione è diversa, ci sono molti più marciapiedi, diciamo che arrivano quei famosi 10 centimetri per garantire la pendenza massima del 18%. E poi c'è un altro aspetto legato alla legge sui disabili e alle norme della legge sui disabili, che sono piuttosto complicate e di conseguenza non esistono delle regole vincolanti. Allora, ci sono delle imprese di trasporto che hanno preso alla lettera le indicazioni dell'Ufficio Federale dei Trasporti per definire quali sono le fermate idonee e quali no, e ci sono delle imprese che si sono basate sulle indicazioni dell'Unione Trasporti Pubblici Nazionale, che ha indicato che se c'è a disposizione un conducente che può aiutare il disabile, non è necessario o non è obbligatorio offrire un servizio sostitutivo con la navetta. Quindi diciamo che ci sono aziende più attente al regolamento, cioè utilizzano un determinato regolamento mentre altre ne utilizzano... Sì, diciamo che c'è chi ha usato in modo più rigoroso le regole dell'Ufficio Federale dei Trasporti, sì, e le imposizioni invece... che ha dato l'Ufficio Federale dei Trasporti. Però c'è una cosa importante da sottolineare, che in ogni caso se un disabile si trova alla fermata o tramite una navetta o tramite l'aiuto del conducente può accedere al servizio pubblico, nel senso che veramente oggi possiamo stare tranquilli e dire che per tutti i disabili c'è una soluzione. Noi tra l'altro su questo avevamo chiesto una risposta anche a TPL, non so se riusciamo brevemente a darla, Camilla. Sì, appunto, TPL dice quanto spiegato, cioè che i propri autobus sono seguono appunto le norme europee e che loro seguono le indicazioni date dall'Unione dei Trasporti Pubblici, appunto come avete appena detto. Ok, quindi questo era un po' cioè seguono regole diverse, quindi però questo vuol dire che ci sono dei trattamenti anche diversi per le persone che possono che debbono usufruire del bus. Questo c'è anche un po' una forma, non dico di discriminazione, però c'è chi è più avvantaggiato di altri. Sì, non dovrebbe essere così, no? Diciamo che l'importante è quello che dicevo prima, è che ci sia un servizio accessibile per tutti. Okay. E questo oggi è possibile. Però a me risulta che a Lugano non ce n'è nemmeno una di queste possibilità di chiamare la navetta, invece lei mi dice che si può fare. Però bisogna che sia segnalato.
No, no, allora, a Lugano giustamente in ogni caso c'è la possibilità di essere aiutati dal conducente e di conseguenza non c'è l'obbligo di fornire un servizio sostitutivo. Okay. In altre zone del Ticino, soprattutto per le zone servite da autopostale, nelle valli, facciamo un esempio nelle valli, dove non ci sono infrastrutture alle fermate, lì chiaramente spesso le fermate... Allora, hanno a disposizione il servizio navetta. Non so se ha qualcosa da aggiungere su quello che ha sentito e ha visto anche da utente lei? No, anch'io utilizzo ogni tanto il bus, non regolarmente, però ecco, devo dire che è stato interessante vedere un po', noi vediamo sempre il trasporto pubblico come un vettore che deve essere efficiente, deve portare più gente possibile, però ecco, vedo che ci sono delle persone, vedo con altri occhi ecco, le difficoltà delle persone anziane, ecco, interessante, no? Porsi da... Abbiamo visto con Inclusion Handicap con quale abbiamo collaborato parecchio, palestre le direttive, stanziare i crediti, fissare le priorità. Abbiamo parlato soprattutto di carrozzelle, ipovedenti, eccetera. Però ecco, questo è un tema nuovo che... Ecco, che interessante vedere. Non è semplice conciliare l'efficienza del trasporto pubblico e esigenze di persone più anziane. Ecco. Allora, andiamo a vedere proprio questo aspetto, perché c'è tutto un discorso anche legato al comportamento e alla sicurezza su un bus che è dettato certo dal comportamento della persona anziana. Abbiamo visto c'è gente che non va a sedersi subito perché ha paura che il bus parta, si attacca alle sbarre, però poi lo fa durante un momento in cui diventa rosso il semaforo e cade. Insomma, ci sono molti problemi, ci sono le frenate, c'è il traffico, però c'è anche il comportamento degli altri utenti, perché se un anziano entra, beh, se ci si alza dal proprio posto, si riduce il rischio che questa persona debba subire un incidente. Allora noi abbiamo realizzato un esperimento sociale. Quanti passeggeri lasciano il posto ad un anziano che sale sul bus? Beh, a questa domanda abbiamo risposto col servizio di Camilla Contarini e Valerio Scheggia. Un 68enne, un bastone da passeggio e un test. I passeggeri dei bus gli cederanno il posto? Fabrizio Bordoli sarà la nostra cavia. Mi interessa vedere la reazione delle persone e senza nessun pregiudizio. Si entra, si vede come cosa succede. Quante volte qualcuno si alzerà per farla sedere? Facciamo una risposta diplomatica 50-50, dai. Inizia la prova. Lugano, ore 17, il bus è affollato. Nonostante le borse, una signora si alza. Bene. Secondo tentativo. Grazie, grazie mille. La cordialità non manca. Grazie, che carino che ha lasciato il posto subito. E beh, non è sempre così scontato, no? Prossima fermata. Giusto il tempo di scorgere Fabrizio e i passeggeri gli cedono il posto. Intanto però il bus riparte e guardate. Una curva e Fabrizio rischia di finire dritto dritto nel nostro servizio sugli infortuni. Se il mezzo non è pieno, noi non saliamo. Qui sono tutti concentrati sui propri smartphone. Tutti, tranne questa signora. Grazie, che carino che ha fatto sedere. Si alza sempre lei. L'ora di punta serale è passata. Ora saliamo sugli autobus della mattina. Tanti passeggeri, giovani e... premurosi. Molto gentile, grazie mille. Prossima fermata. Grazie. Grazie. Per Fabrizio si alzano. Giovani con lo zaino. O con il monopattino. Grazie. Qui addirittura si alzano due persone. Cambiando zona, cambieranno le cose? Bellinzona. Grazie. Sulla funicolare, bene.
come anche sui bus. Grazie. Tiriamo le somme. Su 15 risalite il nostro anziano è sempre stato fatto sedere. Una prestazione al di là di ogni aspettativa. Ebbene sì, avete visto, beh, sono quei servizi, quei test che, il cui risultato davvero scalda il cuore. Siamo contenti ogni volta che riusciamo a raccontare uno spaccato di paese che è anche generoso, attento, rispettoso verso gli anziani. E 15 su 15 un plein, eh? Se l'aspettava? Ma non me l'aspettavo, no. Però fa piacere, sì, fa piacere. Forse sì. Qua si vede anche come viaggiare sui mezzi pubblici si è un po' tutti più rilassati e di conseguenza forse si ha anche più disponibilità nell'aiutare il prossimo. Ma di fatto non c'è un obbligo, no, di lasciare, a parte i posti, anche quello non è obbligatorio, dove ci sono i posti con le icone, dove c'è scritto posti per anziani o disabili? Beh, chiaramente se c'è un posto riservato per disabile, per anziani, e arriva una persona disabile o anziana, è giusto che venga lasciato il posto. Sono pochi però nel bus quei posti di 2-4 al massimo. Sì, esatto, sì. È anche importante perché sono per esempio fatti apposta per viaggiare nel senso inverso di marcia e di certo, conseguenza è una questione anche di sicurezza. Certo, con una società che invecchia sempre di più bisognerà pensare di aumentare il numero di quei posti, no? nei bus. Sì, sì. No, comunque ci tenevo a dire anche che come è stato parlato dall'ospite che non è qui presente in studio, è stato spiegato anche in Ticino, abbiamo dei corsi di formazione che vengono fatti in collaborazione con le imprese, con Prosenectute e con l'associazione Rondum, dove agli anziani si spiega sia come acquistare un biglietto, non solo quello automatico, ma anche con le applicazioni o col sito internet, ma anche come ci si deve comportare all'interno del veicolo. Per esempio, una cosa importantissima, si schiaccia il bottone alzarsi solo nel momento in cui il veicolo è fermo. C'è certo, tutto il tempo per andare alla porta e scendere. In questo senso abbiamo visto anche un bel esempio, no, dell'autista che ha parlato con un passeggero. Ma perché per esempio non migliorare anche l'aspetto della comunicazione con degli altoparlanti come sugli aerei, dove l'autista può parlare e farlo? Allora, questo anche fa parte di uno dei corsi proprio che facciamo ai nostri conducenti, che sono anche obbligatori oltretutto questi corsi, e dove si insegna anche la comunicazione. Dopo dipende tanto dalla persona, dal conducente, e dipende anche dalla situazione, però è una buona regola quando c'è un caso particolare intervenire e tutti possono farlo, questo chiaramente. Allora, signor Leonardi, questi test li avete fatti anche voi? No, non abbiamo mai fatto questi esperimenti sociali, però fa piacere il risultato. Fa piacere il risultato, cosa ne pensa? Beh, che generalmente, come ha detto lei o avete detto in studio, sui trasporti pubblici le persone sono più rilassate e quindi è normale anche che siano più gentili e che lasciano il posto agli altri. Allora, in conclusione, lei che consigli, dalla sua posizione, che consigli avrebbe da dare sia alle aziende di trasporto sia alle autorità? Così dopo li facciamo rispondere. Di cercare di mettere veramente a norma tutte le cose per incentivare le persone anziane a mobilità ridotta a prenderli e quindi a usare sempre di più il trasporto pubblico, quindi sempre prendere più in conto i loro bisogni e le loro necessità. Allora, signor Giacomazzi, i compiti allora li state facendo? Tra 4 anni veniamo a fare un test. I compiti li conosciamo, abbiamo le risorse finanziarie. Però ecco, gli attori sono tanti, come diceva prima ci sono i comuni, una parte tante fermate sono i comuni, sono del cantone, ci sono le opposizioni, ogni progetto di fermata è un progetto complesso perché bisogna pubblicarlo, quindi i privati possono opporsi, quindi i tempi in queste opere sono comunque lunghi. Si è sempre ambiziosi all'inizio, quindi si sperava, ecco, di arrivare a 300 nel 2024, oggi siamo a 100, magari 120, perché nel frattempo alcune sono state realizzate da inizio anno. Ecco, quindi diciamo siamo sulla buona strada e pensiamo di aver impostato bene anche il lavoro, perché allora, si poteva anche partire prima, ma sbagliando impostazione. Tra 3 anni veniamo a fare un test, glielo diciamo già prima, per cui siate pronti, perché Camilla, in una battuta ultima finale c'è la possibilità, un'ultima testimonianza o non arriva più?
Sì, sì, no, no, stanno arrivando assolutamente tante. Molti messaggi. Tra l'altro stasera squilla anche il telefono, è segno proprio che di solito le persone magari più avanti con gli anni non usano internet, invece questa sera arrivano anche tante telefonate, no? È un buon segno, ci stanno seguendo. Allora, facciamo quest'ultimo giro, Camilla. Sì, proprio per il signor Giacomazzi, diversi messaggi sulla nuova fermata del bus dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona, che ha un marciapiede alto, che però non è accessibile da una carrozzina anche perché è situata in una strada in discesa. E ci sono arrivati ben 3 messaggi su questo. Qui? Signor Giacomazzi, allora, è una di quelle da mettere a posto? Questa è già stata messa a posto, ci sono dei limiti di pendenza fino al 12% su brevi tratte in direzione della rampa dell'ospedale, ha realizzato un nuovo percorso pedonale, lì è a norma. È chiaro, se dopo si continua verso il basso, su una strada in pendenza non riusciamo a modificare. A volte ci sono situazioni che non sono risolvibili. Però è stata pensata per chi va verso l'ospedale. Ecco. Va bene. Allora io direi che possiamo chiudere qui, non so se lei vuol dire qualcosa all'utenza in conclusione. Sì, appunto, alle aziende anche, perché rappresenta, vabbè, però alle utenze, in una battuta proprio finale. Sì, ecco, forse l'aspetto più importante, perché anche vedendo le statistiche dell'Ufficio Federale dei Trasporti, spesso sono gli errori dei viaggiatori che non prestano attenzione a quello che succede sulla strada. Purtroppo i bus viaggiano sulla strada, perciò ci sono altri veicoli sulla strada, ci sono biciclette, certo, pedoni, e può sempre succedere la frenata brusca o la sterzata, di conseguenza è importante fare attenzione a quello che succede intorno a noi. Esattamente, poi comunque quindi attenzione anche da parte di chi è sull'auto, degli utenti, sull'autobus, soprattutto gli utenti anziani, e anche se c'è grande impegno da parte degli autisti, anche lì uno sforzo in più va fatto, appunto usando di più gli occhi, l'attenzione, la sensibilità a parlare, sono tutti mezzi che possono aiutare, no? Certo. Benissimo, io vi ringrazio davvero, anche perché questo è un tema soprattutto che, come dire, una società si giudica anche dal modo, no, in cui tratta i più deboli, ed è in questo caso i più deboli sul bus sono proprio gli anziani e le persone che portatrici di un handicap, quindi è importante fare dei passi avanti. Vi ringrazio davvero per essere stati qui questa sera, noi adesso cambiamo tema.